Sorrone, resta a me con po' clarina.
da noi. Dimmi presto, dimmi presto ciò che vuoi, dimmi presto ciò che vuoi, dimmi presto ciò che vuoi. Quando Miss si farà sposa, non sai tutto, e tu che sai? Non sai tutto, e tu che sai? Nove anni, e cose mai? Sappi, e me? Sappi. Trova il dritto, il fondo, a potesto mappa mondo, chi mi insegna il come, il quando, di piantar la calamita, e la bozola adoprando, chi mi insegna a navigar, e la bussola adoprando, chi mi insegna a navigar. Cento gradi in latitudine, 120 in longitudine, al nord-est, al sud-ovest, poi l'elevazione del volo, qui la linea e le tertiere, l'equatore con le sfere, dall'America in Europa, ben bene calcolar, dall'America in Europa può ben bene calcolar. Manca la linea, la calamita perde il magnetite. Oh, il contorno della banana e della bussola, non so che far, no, 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 non so che far, no, 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 non so che far. Non mi sta chiedendo, 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 non mi
ma signore, questa lettera la porta un marinaro che viene dalle colonie. Io sto appunto esaminando quanto è la distanza delle colonie a noi. Vediamo. Ah, e soa del mio corrispondente coloniale qualche altra commissione originale. Sapessi Clorina come e gli stesso in persona. Oh, che fortuna! Presto, l'affare è fatto. Quasi indovino. Nartol, l'amico è qui, sbarca momenti. Mi scrive dal vascello e in persona. Vuol trattare il negozio, veder la mercanzia. Ma proprio presto, Clarina, vado ad aprire l'appartamento che guarda su giardini. Tutto sia lesto. Senti, io alla mia figlia chi si metta un abito da festa, ma il sacchetto, la mia carrozza bella, Salomone, l'abito de bissite, Lorenzo, per uno tuo di Dio, cresci tre piatti. Bisogna farsi onore con un uomo così particolare, grande leale, Nartol, e beh, sì, un vero originale. E la lettera avuta l'altro giorno. Ah, che ingenuità, che sentimenti, che buona fe. È un vero e raro tratto della semplicità del secolo d'oro, che in questa età di ferro più sorprende né più si trova. E come la si intende? Perché nobilitate, ma sentite, l'ho letta mille volte e la ritrovo. Sempre da uno stile raro ha fatto nuovo. Signore, eccetera, eccetera, eccetera. Ho risoluto di formare una compagnia matrimoniale. Qui non c'è ditta che mi convenga, perciò sul primo vascello che partirà per questa colonia speditemi una moglie delle seguenti forme e qualità. Ah, oh, che intavolamento! Sorprendente! E questo ancora niente. Qualunque sia la dote non serve. Sia distrazione onesta, non passi 30 anni, pasta dolce, colore omogeneo e senza minima macchia nella reputazione. I temperamento sano e robusto per resistere ai colpi di mare e alla forza del clima, perché non vorrei restarne senza. Appena acquistata e ricorrere a nuova provvista. Si può sentir di peggio? Ah, che esattezza e che precisione, ma è meglio il capo e poi la conclusione. Arrivandomi ben condizionata come sopra, con la presente lettera per marca o con coppia legalizzata a scanso d'equivoco, io mi impegno di far onore alla firma e sposare chi la presenterà a due giorni data o tanto a vista come meglio. E salutandovi, addio, io, Sluk dal Canada. E voi dunque pensavate di servirlo? Anzi, l'ho già servito e appena arriva ti faccio presentare la cambiale della mia stessa figlia. Dammi Spanni! Da lei, che meraviglia! E se non le piacesse? Deve piacerle, oh sì! Ma se l'avesse? Cosa da me? Ma... Voi mi seccate sempre in contraddizione, ma basta, andate! È il nuovo computista.
non l'ho ancora stabilito. Fate presto, abbiamo altro da fare in questo giorno. Ah, che non vedo l'ora d'abbracciare il mio caro americano. Oh, che raro consorte tocca a mia figlia. Oh, che piacere, che sorte. Povera Miss Fanny, ma spero ancora che il caro americano avrà d'Europa fatto il viaggio in vano. Thank you.
arriverà mio zio, tutto m'aspetto dall'amor suo per me. Ma questo uomo oggi aspetta mio padre, certi suoi equivoci discorsi. E quando noi siamo d'accordo, avete voi veduto il signor Mill? Non ancora, così è venuto, perché così agitato? Brutte nuove, però non vi smarite. Voi siete fatta sposa? Oddio! Che dite? Ma come? E chi costui? C'è! C'è! Leggete il contratto nuziale e poi ridete! Che ne dite? Io tremo ed in questa maniera. All'uso proprio di negozio, è come se mi fosse una balla di mercanzia. Ma questa volta falla la sua speculazione. Non posso ancora credere che mio padre arrivi a questo segno a sacrificarmi. Presto, presto! Ma che lui se ne vede! Grandi tutti! Che fai? Chi siete voi? Che fate? Che volete? In questa casa, con qual fin, con qual vista? Egli, signore, è il nuovo computista. Troppo giovine e poi troppo moderno. E io per suo carattere sono pronto di formarmi agli usi vostri. Bravo! Ha una visione mia che non c'è male, Nardo mi istruirà. Respiro! Intanto tieni, mia figlia cara. Tra momenti arriverà persona forastiera. Gli darai buona cera e gli darai di questi lettere. E chi? Ma io? Ma voi? La tua fortuna è fatta. Ah, e la carrozza è di qua, è il contrario. Servitori, abbasso, qua, su, fuori, alla vedrete, pani, allegra. Oh, soffrire, so. Prudenza. Lascio penare a me. Ma che farai? Fidati un cor che t'ama e lo vedrai. Lo stesso con le signore io farò.
s'abbraccia, si s'abbraccia, si si bacia, si s'abbraccia, si s'abbraccia, ne s'offende l'onestà, ne s'offende l'onestà. Donne belle, donne care, più buonine, per pietà, non mi fate ritornare senza gusto, senza gusto al Canada. Benedetta sia la nostra innocente libertà, benedetta, benedetta, innocente libertà. Non mi fate senza gusto ritornar al Canada. Non mi fate ritornare senza gusto al Canada. Donne care senza gusto, no, non mi fate ritornare al Canada. Donne belle, donne care, donne belle, donne care senza gusto, non mi fate ritornare al Canada. Ritornare, ritornare al Canada. Ritornare, ritornare al Canada. No, 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 ritornare al Canada. Al Canada, al Canada. Città d'America. Chi è quella piccante signorina? Fare, essa una lettera per voi di raccomandazione. La servirò con tutto il cuore. Io premo. Eccoti. E voi, per me trovate il cuore nel suo capo a proposito. Anzi, spero che appena voi la mostra vista avrete, tosto conchiuderete. Tanto meglio, un bravo negoziante deve essere spicciativo. Ora spicciate da quella signorina. Norton, accompagnate il computista ai suoi doveri. Servitela, mi preme. Volentieri. E quello, il vostro appartamento. Grazie. Oh, Fanny, in quale stato ma son io? Andiamo. Signore americano, addio. Servo, proprio in Europa, usano dei complimenti estranei e nuovi. Ecco, il momento decisivo. Intanto, sbrighia la signorina, a un certo che, così, proprio e bellina. Io non può certo essere la prima. Pace, che sia decenza, cominciamo noi. Servo gentile signorina. Servo! Chi siete, che volete? Leggete e lo saprete. Concisa, brava! Io sono in conversione. Ma bravo, certo via! Bravo, Benone! Mi fareste la grazia d'avvicinarvi un po'? Così sto bene! Ma non io, quanto basta! E quegli occhietti, sempre bassi! Decenza! Vuole a dirlo? Quello che contengono, saprete già, quello che contengono queste lettere! No! No! Non ci scappa un accento di più. Dunque ascoltate, c'è qualche cosa anche per voi. Spicciati! Signore Sluk, abbiamo provveduto la moglie dell'età, qualità, condizioni ricercati con tutti gli attestati. Essa è l'unica nostra figlia Fanny, che vi esibirà la presente col confronto e contrassegno della vostra. Pagate a lei dunque vista o due giorni data.
come è di vostro comodo, i debiti e obbligazioni che avete incontrati. In fede, Tobia Mil. Che avvilimento! Ebbene, cosa ne dite? Ma qui ci vuoi coraggio? E voi cosa pensate? Far onore alla firma! Ah, oh, ma non fate che non si rinunzia della vostra cambiale! Perché? Perché non sono io mercanzia per voi, né vi può far onore! Anzi, non ne vidi mai, capo milione! Sarà quel che sarà, sarà quel che sarà, sarà quel che sarà.
qui consiglio, ma di correre ritornare al Canada. Ma signor, che c'entra lei di compone fatti miei? Che c'entra lei di compone fatti miei? Lei lo fa per compassione delle sue persone. Perché molto mi interessa, e per voi, per me, è presa. Ma questa è una mercanzia, e mia tutta proprietà, vado a dirlo a serto viva, e ragion mi renderà, e ragion mi renderà. Guai a voi se li parlate, guai a voi se li parlate. Questa è soverchieria, ma questa è soverchieria. È una gran premura mia, è una gran premura mia. Voi chi siete? Lo saprete. Dite voi. Non ne sapete. La cambiale parla chiaro. Rinunziarla, amico caro. Rinunziarla, son solo. E poi... Non parlate, guai a voi! Minacciate! Sì, provate! 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 Non mi piacete! La rinunziate! Non mi prendete! A me cedete! Non posso sposarmi! A me cedete! Mi mentirete! La rinunziate! Se questa mano, queste diretti, sono più volanti, poi vedo che la gente non mi viene la scadenza!
spirito via. Io credo che ora in casa e lì non sia. Ma di grazia, scusate, avete già concluso? Conoscete voi meglio il capitale che acquisterete? Credo già di conoscerlo. Siate cauto. Perché? Potrebbe darsi che fosse ipotecato. Ipotecato? Ma in parola d'onore non ne fatti alcun motto. Addio, signore. Ipotecato, diavolo! Ma dama con la decenza, ehi ma, che vuol cavarmi gli occhi? Il dolce amico che mi prega e vuol pungermi le vene. Buon, qual razza di mondo sono mai giunto? Dov'è? Or quest'altro viene in un buon punto. Caro amico, lasciate che io t'abbracci. Abbiamo buone nuove. Buonissime. Ah, che costo. Si dunque l'affare. Beh, meraviglia. Ah, che piacere. E mia figlia. E la sai. L'età. Giusta. Le maniere. Obbliganti. Ah, che consolazione. Bacia, bacia. E per le proporzioni fatti apposta, temperamento quel che ci vuole. Dunque la vostra sposa tutto confronta agli ordini del foglio. C'è una difficoltà che non la voglio. Ah, diavolo. Dunque non vi piace? Anzi molto. E perché non la sposate? La sposerei, ma le ma, quel ma vuol dire che c'ho una gran difficoltà. Dite presto dove sta questa gran difficoltà. Dite presto, dite presto, dite presto, dite presto, dite presto dove sta questa gran difficoltà. Presto, 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 questa gran difficoltà. Sì, presto, 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 questa gran difficoltà. Ora ci sta, ma non si sa, e nemmeno si saprà, e nemmeno si saprà. E da tutti i requisiti, e non trovi le mancanze, sì. E la tutti i requisiti, e la tutti i requisiti, e non trovi le mancanze. Forse troppo, anzi, abbondanze. Ma cor mio, per me non fa. Cuore mio, per me non ne fa. Mantenete la parola, mantenete la parola. Non si viene con inganni, non si viene con inganni. Mantenete la parola, non si viene con inganni, non si viene con inganni. Sono qui a pagarvi i danni, e così si finirà, e così si finirà, e così si finirà. Questo è un procedere d'americano, modificarmela si spera in vano, modificarmela si spera in vano. La figlia in ordine, la carta canta, la carta canta, e il signor flema, e il signor flema, e il signor flema la sposerà. Pago il debito, ne cerco il resto. Non so.
europeo. Voi dunque avete voglia di morir? Grazie cielo, non ho questa intenzione. Ho a darvi una lezione perché impariate ad essere di parola. Ahimè, anche il papà. Spada o pistola? Ecco il guanto, ecco il guanto, ecco il guanto, v'aspetto fino all'ora. Vi consiglio di far testamento, di far testamento. Dal radio non vedo, non sento, non vedo, non sento, non vedo, non sento. Ti voglio ammazzar, ti voglio ammazzar. Grazie tante, grazie tante, grazie tante. Mi imbarco, fra un'ora. Occhi a morte, che bel complimento, che bel complimento. Non si cavano. V'aspetto. Non si cavano. Fra un'ora. Non si cavano. V'ammazzo. E fuori l'aspetto. Fra un'ora. V'aspetto. Fra un'ora. V'ammazzo. Al momento. Ammazzo, al momento, Benone, Benone, ma tenete la parola, ma tenete la parola, non si vieni con inganni, non si vieni con inganni, e tutti i requisiti nella, tutti i requisiti nella, trova le mancanze, la trova le mancanze, dalla rabbia più non vedo, dalla rabbia più non sento, dalla rabbia più non vedo, dalla rabbia più non sento. E ti voglio ammazzar, sì, 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 sì. Presentarvi la cambiale. Sforzata da mio padre. Povera Miss, ma che paese è questo? Anche il padre, che sforzano le figlie. E il vostro San, che amate il dolce amico. Non ardevo, parlare di veloro. La mia fortuna è troppo disuguale al ricco stato suo. Non c'è altro male. Io son ricco. Devo farvi felici. Ecco, io vi cedo e tiro la cambiale.
Il vostro nome? Edoardo Milford. E per me all'ordine, suo proprio Edoardo Milford. Milford. Sluk. Per dritto, vis, e vostra data al punto, istituirvi re mio, prometto, ammazzatemi adesso, io ve lo permetto. Ah, signor, l'amoraro, la mia gioia, la mia riconoscenza, la sorpresa, il contento. Basta, basta, tacete. Thank you.
contento maggiore, perché si bel dover sente nel cuore. Metti là tutto e parti, senti, avverti a mia figlia che l'aspetto. Oh, qui c'è sotto un qualche gran imbroglio, e io scoprirlo e vendicarmi voglio. Ah, quel signore American, perbacco le piace e poi non la vuol più, buffone con quel flemma, con quema è un'azione, ma l'ha da fare con me. Son si arrabbiato che il primo colpo già lo ammazzo. Adagio, e se invece ammazza me? Potrebbe darsi un tal caso, brutto caso, e allora che figura poi io, morto? Oh, vergogna, qui pensarci mi sogna, quasi quasi mi pento. Se valesse una bravata, ehi, piuttosto semplice, tentiamo, altanto a Rodomonte, a far pensiamo. Cappello, torcerò gli occhi e la faccia, e con aria di minaccia, camminando ti guarderò, e con aria di minaccia, camminando ti guarderò. Truccia mia figura, cavo fuori le spada l'ora, e di trema e si scolora, e si scolora, fuori le spada, e non risponde, riparate, si confonde. Colpo di non m'alterate, già d'impezzo, no, aspettate, non ci scompo, aiuto, là, là, sono morto, e morto è già. L'ho passato a parte, quanto sangue hai brutto morto, ti sta bene, ma son risorrito e a servirmi sono qua. Ah, in più nobile maniera io vi vengo ad ammazzar. Non si viene in tal maniera, le persone son vecchie. Non si viene in tal maniera, le persone son vecchie. Armi qua su, per qua su, per paura. Ma non se ne vita noi armi star, armi qua su, per paura. Se ne posso di paura, se ne posso di paura. Armi star, armi qua su, per paura. Aver paura, ma non voglio, ma non voglio passar. E voi volete propriamente morire? De
precisamente. Vi voglio soddisfar. Io sono lo sfidato e ciel si arriva. Andiamo. A tanto fa. Ci siamo. Ci siamo. A campo. Sì. A fumar. A campo. Sì. A fumar. Vedete i tori. Vedete i tori. A miei. A vento. O mio sovento. Posso dirvi una parola che volete
non può ascoltar. Cosa dirmi voi potete, cosa dirmi voi potete? Che voi solo il torto avete. Torto? Flema, io? Sì, torto. Ed a farvi vergognar. Vostra figlia un capitale è sforzato ipotecato. Ma... Zitto! Ma appena incominciato io potevo protestarmi alla borsa da leggiarmi. Ma... Zitto! Flema, lasciatemi parlar. Ho scoperto un acquirente e odi senza perder niente. Ho girato la cambiale e c'è tutto il capitale che fruttare un capodanno un nipote vi farà. La mia figlia è un computista. Siete ben di corta vista. Ma... Zitto! Ser mi for l'innamorato, mi da marlo ma svegliato, mi informa che un dolore, cosa far contro l'amore, tace io mi pur tacete, ma... pur tacete che ogni erede concedete quell'amabile beltà. Uomo onesto, vostro erede, ve ne faccio piena fede, ve ne faccio piena fede. Caro padre, risveglio, oh, signor, me la portate. Ci vuol tanto dire un sì. Sì, sposatevi. Un po' sì.